Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. L'esplosione del caso Boccia San Giuliano ha portato il ministro a lasciare il suo incarico, con il coinvolgimento della controparte in una trasmissione televisiva. Durante un'intervista con RTL, Parpiglia ha rivelato un retroscena intrigante. Un individuo anonimo lo aveva contattato prima che la situazione esplodesse, fornendogli dettagli su una presunta tensione tra San Giuliano e la sua consorte. Il profilo a Politica e Amore inviava messaggi con informazioni specifiche, incluso il riferimento ai chili persi da San Giuliano. Nonostante le richieste di prove concrete, l'anonimo si è dimostrato evasivo, suggerendo che fosse un'indiscrezione gratuita. Il profilo non ha mai menzionato Boccia, ma Gabriele ha parlato di un possibile complotto. Le domande rimangono: chi gestiva il profilo e perché voleva rendere pubblica la questione? Durante la trasmissione, l'avvocato di San Giuliano ha notato che i messaggi coincidono con la rottura tra Boccia e San Giuliano. Questi comunicati sono cruciali, evidenziando un rapporto che la donna evita di discutere. È evidente che l'invio di questi messaggi corrisponda a una strategia di attacco quando la donna affronta rifiuti nel campo professionale e personale. L'uso strumentale di qualcuno è un aspetto che richiede un'ulteriore analisi approfondita. Tafto Schwenen Daniel Deonto Contiriate Satjurgo e Sollevare Interrogazione Associate Interesse e Depressione.